Ciao ragazzi, sono Chris. Questo sarà un video velocissimo. Premetto che sarà un video velocissimo, spero. Allora, praticamente io oggi uscendo da lavoro, sono uscito nel primo pomeriggio, sono passato alla Lidl per vedere un po' com'era la situazione. In realtà non ho comprato niente perché già avevo quasi tutto. Lì per lì non ho fatto caso di una cosa che poi me ne sono reso conto in tarda serata. Praticamente io ho lavorato all'esterno di casa, quasi tutto il pomeriggio fino a tarda sera. Ho scaricato le moto dal furgone. Ho sistemato le pedane che dovevo utilizzare per fare dei lavoretti in legno, ho sistemato la cariola, le motozappe, eccetera, eccetera, e non mi sono reso conto che in realtà c'erano 8 gradi fino a quando mia moglie non ha aperto la finestra e mi ha sgridato dicendo: "Entra subito a casa che così ti raffreddi e poi ci fai stare male noi, che ci contagi tutti". In realtà io stavo lavorando piuttosto bene, non sentivo nemmeno il freddo. E guardando il mio riflesso mentre passavo di fronte alla vetrata della finestra, mi sono reso conto che indossavo tutto quello che usciva oggi come abbigliamento. Facendo mente locale di quando sono passato alla Lidl prima di venire a casa, ho avuto un flashback e mi sono ricordato del cestone, dei pantaloni e dei guanti completamente pieno, strapieno. E ho pensato, io è più di un anno che utilizzo queste cose, mi sono trovato alla grande, perché non fare un video? Premetto veloce, anche se probabilmente sto perdendo già troppo tempo in questa premessa, per darvi quelle piccolissime indicazioni, quelle quattro informazioni necessarie che vi aiuteranno alla scelta dell'abbigliamento, della misura e della tipologia di abbigliamento invernale, quindi relativo a pantaloni e guanti e felpa, in modo da non farvi scappare queste quattro cose che sono uscite oggi. Sigla! No, anzi no, il video doveva essere veloce, senza sigla. Allora, partiamo dai guanti. Non mi sono nemmeno attrezzato con le luci, eccetera. Guanti da lavoro. Io ho preso la misura 9. Velocemente, resistenti guanti da lavoro per l'officina. La casa e il giardino con rivestimento agliscivolo sulle dita, interno imbottito per una buona presa, materiale elastico per un comfort elevato, pratica chiusura a strappo per un sostegno migliore, un'estabilità ottimale. Guanti protettivi categoria 2. Palmo della mano 100% poliestere, dorso della mano 90% poliestere, 10% elastan. Fodera 100% poliestere, data di produzione 6-20-20, data di scadenza 5-20-25. Questo perché sono dei guanti protettivi di categoria 2. Cosa sono i guanti da lavoro di categoria? Lo dico velocemente, non è spiegato benissimo dalla normativa per quanto riguarda la classificazione dei dispositivi di protezione individuale, ma la normativa dice che la categoria 1 sono quei guanti che proteggono da danni accidentali lievi, la categoria 3 sono quei dispositivi di protezione individuale che proteggono da danni gravi e anche dalla morte. Categoria 2 dice quei dispositivi di protezione individuali che non rientrano nella categoria 1 e non rientrano nella categoria 3. Quindi è spiegato in altri siti, in parole più chiare, che praticamente sono una via di mezzo. Sono dei guanti che proteggono da danni da lavoro accidentali di media intensità. Non sono contro liquidi, non sono contro sostanze chimiche, non sono contro agenti atmosferici. Semplicemente proteggono da piccoli urti, come c'è scritto nell'altro fogliettino allegato. Guanti da lavoro per la protezione contro i rischi meccanici. Ed essendo dei dispositivi di protezione individuale, hanno anche una data di scadenza che in genere si consiglia di rispettare. Se lo utilizziamo a casa come hobby, magari possiamo anche evitare di rispettare la data di scadenza, ma se li utilizziamo per lavorare, dubito che dureranno 5 anni. Ok, parliamo ora dei guanti. Allora, questi sono i nostri guanti da lavoro. Come scritto nel tagliandino, la parte del dorso ha il 10% di elastan, che è questo materiale elasticizzato. Non crea ostacoli quando si chiude il pugno. Tutto poliestere. Nel palmo della mano questi inserti antiscivolo. Questi guanti sono utilizzati parecchio. Infatti sono anche un po' bucati, strappati, eccetera. Chiusura a velcro sul polso. Facciamo così, perfetto. E delle zone con dei cuscinetti, che sono le zone dove in genere spuntano i calli quando impugniamo gli utensili da lavoro. Per quanto riguarda la vestibilità, non sono sicuro se si può dire vestibilità per i guanti, ma facciamo finta che è corretto. Io ho preso la misura 9. La misura 9. Anche se io
Per tutti gli altri tipi di guanti, in pelle, eccetera, prendo la misura 10 perché ho le dita lunghe, quindi la mano è abbastanza magra e le dita sono lunghe. Però per questi guanti ho dovuto prendere la misura 9 perché hanno le dita, secondo me, sproporzionate, in quanto, guardate qua, mignolino, soprattutto il pollicione, guardate quanto è lungo, ma in realtà l'ultimo centimetro è vuoto. Quindi io che prendo sempre la misura 10 per tutti i guanti di moto e anche i guanti della macchina, della Sparco, soprattutto i guanti da lavoro, questo ho dovuto prendere la 9 perché la 10 mi stava esageratamente grande. Vanno bene in questo punto, non so come si chiama. Queste vanno bene come lunghezza, il mignolo e il pollice sono esageratamente lunghi, quindi riesco ad utilizzarle tranquillamente per fare dei lavori grossolani. Di certo non posso, non riuscirò mai a prendere un inserto dalla cassettina perché c'è la parte del pollice che è troppo grande, non ho per niente sensibilità, quindi per maneggiare pale, pico, motozappa, cariole, martelli, scalpelli, tutte queste cose abbastanza pesanti, pinze di dimensioni grandi, giratubi vanno bene, ma appena entriamo in garage e facciamo le cose con la minuteria non vanno più bene. Per quanto riguarda la comodità, sono veramente comodi e confortevoli, sono veramente, veramente caldi, ma non caldi tipo quei guanti scarsi dei cinesi che poi ti sudano le mani. Pur lavorando parecchio, la mano rimane sempre asciutta, non suda e sono veramente contento e soddisfatto e sono veramente pentito di non averne presi degli altri, anche se questi qua li uso da parecchio tempo e sono usurati, sì, va bene, ma non sono né scuciti né rovinati, ci ho giocato anche col cane. E ancora, stranamente, ci sono gli inserti, diciamo, gommati, antiscivoli, io pensavo che questi sparivano subito. E sono comodi perché hanno il postino col velcro che aiuta a tenere il guanto fermo quando facciamo trazioni. Sto pollicione dà sempre fastidio, proprio quasi quasi io lo taglio e mi lascio il pollicione di fuori così sembrano i guanti quelli degli arleisti. Però ripeto, per fare lavori grossolani vanno benissimo, sono buoni, 6,90 euro è il prezzo. Sono veramente contento. Chiuso il discorso guanti, passiamo al discorso pantaloni. Per quanto riguarda i pantaloni, ora mi alzo e faccio il fotomodello, però vi voglio anticipare che io indosso una 46-48 tra tute, jeans e abiti da lavoro. Quando compro i pantaloni da Lidl devo prendere la 50, perché se prendo la 48 non sarebbe a chiudere il bottone. È vero che magari avevo mangiato troppe polpette ultimamente, ma io sono 1,80 e peso circa 80 kg e la 46 proprio non ce la faccio nemmeno a entrarla dei pantaloni. Il 48 non arriva a chiuderlo dal bottone, ma io comunque come addome sono normale. Devo prendere la 50. Se prendo la 48 e riesco a chiuderla dal bottone, devo camminare a tipo Robocop. Non riesco nemmeno a fare, non riesco nemmeno a scavalcare la moto, a salire nella moto perché mi tira dal cavallo. Quindi, per avere un certo comfort, sono costretto, io che sono, ripeto, 1,80 per 80 kg, di prendere la misura appena successiva a quella che utilizzo normalmente. Quindi facciamo finta che utilizzo la 48, di prendere la 50. Con la 50 i pantaloni sono lunghi giusti, larghi giusti e sono confortevoli. Non hanno l'effetto di camminare con un pantalone più grande, che si può vedere dal cavallo troppo basso. Ma ve li faccio vedere immediatamente. Allora, non fate assolutamente caso al disordine che c'è in garage, questi qua sono i pantaloni che come lunghezza vedete sono abbastanza buoni, vanno a coprire leggermente lo stivale o la scarpa di sicurezza. Guardandoli dalla vita con una cintura me li tengo a posto, ma non c'è nemmeno bisogno, infatti la cintura è messa lenta, quindi una taglia in più di quella che normalmente prendete. E il cavallo non è esageratamente basso, cosa che infatti mi permette di muovermi tranquillamente, anche se ormai l'istinto è di fare così in tutti i movimenti da lavoro. Quando uno si abbassa, si mette in ginocchio, non c'è nessun problema. Riesco anche a salire sulla moto senza sentire il classico strappo del pantalone dietro.
Rispetto a tutti gli altri pantaloni che vedete alla Lidl da lavoro, che sono della Powerfix, questi qua non hanno la tasca davanti dove mettere il cuscinetto o la ginocchiera per chi lavora spesso in ginocchio. Come vedete sono piene di tasche, qua ho messo per esempio i guanti, qua c'è una tasca per uno smartphone o qualche strumento, il metro con un'altra tasca, poi ci sono le tasche interne dove metto le pinze, la torcia, qua possiamo mettere chiavi e cacciaviti, questa è una tasca, come vedete, fatta appositamente esterna, così non interferisce col movimento e non rischiamo di farci male noi stessi con gli utensili che mettiamo qui. Tasca posteriore, tasche posteriori, anche se in genere consiglio di utilizzare poco queste tasche per evitare che, come detto prima, ci possiamo fare male con gli utensili che abbiamo inseriti qua perché ci limitano il movimento. E consiglio sempre di utilizzare questo tipo di supporti a cintura che, restando sempre esterni al nostro corpo, riusciamo a muoverci con più facilità senza rischiare di farci male noi stessi con degli attrezzi da lavoro. Ma come detto nella premessa del video, il punto forte di questi pantaloni, tra virgolette, invernali è l'imbottitura interna. Così come i guanti, a tatto sembra che hanno lo stesso rivestimento interno, hanno un'imbottitura che è veramente calda, ma veramente calda. E ripeto, non dà quell'effetto di pantaloni scadenti che dopo averli indossati incominciamo a sudare con contatto con la pelle. Le gambe rimangono asciutte, ma belle, belle calde. Un buon riparo dal freddo. Oltretutto, come ho letto ora nel sito, perché non ho più l'etichetta, il materiale è idrorrepellente. Significa che resiste a qualche schizzo che vi arriva mentre utilizzate l'acqua, eccetera, eccetera. Poi basta scuotere un pochettino il pantalone e l'acqua se ne va via, non assorbe molto velocemente. Oltretutto la parte bassa, vediamo se riesco a farvela vedere, la parte bassa dei, queste sono pure le calze della, comprate sempre da Lidl, la parte bassa nella parte interna è impermeabile per evitare che magari si insuppa il pantalone dal basso, come succede nei pantaloni più scadenti, si insuppa e poi ci troviamo con le gambe tutte bagnate. Andiamo a vedere com'è fatta l'imbottitura interna. Allora, come vedete, lo stesso tessuto, lo stesso materiale che c'è dei guanti, però non avendo l'etichetta non vi riesco a dare altre informazioni riguardo al materiale, però se cerchiamo l'etichetta, leggiamo che il materiale esterno è 65% poliestere e 35% cotone, mentre la fodera è 100% poliestere. Ok, come vedete è un bellissimo materiale confortevole, molto molto bello al tatto. Infatti una volta indossati sembra quasi di avere quei bellissimi pigiamoni in pile che uno si mette quando c'è parecchio freddo. Vi faccio vedere il particolare della parte finale della gamba, che è impermeabile, così da evitare che quando si lavora con il pavimento bagnato, se il pantalone supera lo stivale e arriva a toccare terra, non si impregnerà. Quindi abbiamo un buon 30 cm di tessuto impermeabile all'interno della gamba. Bottone, cerniera affidabile. Non vi posso parlare della giacca in pile che è uscita oggi perché non ce l'ho, anzi in realtà ce l'ho ma non l'ho trovata per farvela vedere, perché ne ho comprato un paio che ho messo da parte, ma io non mi trovo tanto bene col pile. SM della Levergy, credo che si pronunci così. L'unica cosa che vi posso dire per quanto riguarda le magliette, che io prendo sempre la XL, qualsiasi sia il tipo di maglietta, felpa, pigiama, giacca, abito da lavoro, prendo sempre la XL, e con la XL della Lidl mi trovo bene, a differenza dei pantaloni che devo prendere la misura in più. Questa sembra una giacca uscita in concomitanza degli attrezzi da lavoro, quindi la troviamo nella parte del volantino relativa al fai da te, quindi quella che esce in genere il giovedì. Ce l'ho da forse 2 anni, anche se ho fatto qua tutti i pelucchi, ma probabilmente è per gli eccessivi lavaggi. Ne ho tre che le metto a rotazione, quando ne sporco una metto l'altra, ma veramente la uso tantissimo nel periodo invernale. Non ho nient'altro da dire, questo video è stato improvvisato, non mi ero preparato, mi è venuto da farlo così mentre lavoravo. In un quarto d'ora penso di avervi detto tutto quello che serve per comprare l'abbigliamento che è uscito oggi, ma in genere per tutto l'abbigliamento da lavoro che trovate da Lidl, così da evitare di fare 2 o 3 viaggi per provare a casa le cose. Va bene, se questo video ti è piaciuto, spero di essere stato veloce e sintetico, lascia un like e iscriviti al canale. Ciao, grazie!